mamma de prena, fattano figlia sa chiamma Michela, na fattana da capo motta bacca, quanta cammina c'ha balla ne va. Mastu cicci la panelle, lusa cicci, su mangiamma la panelle, già sta mamma, per Natale, quanto bene ne sa pugnare. Mieta a me, mieta a te, una noia fatta a te. Facenetta bacchera, manietta pigliauna, mi chiama in un calcio in gola, manietta pigliana, mi chiama in una zucculata. Sai di aggiungo, la trova in amicia morte, mi chiama la grazia in loco, ma ciò che c'è il calcio verde, per tutte le mie bella. A poter continuare su questa traccia.
sarà anche la luce tradizionale rappresentata dalla Felice Grillo e dagli altri amici di fuori del Tenerola. Seguirà Alberto Dante con un caro amico frammentato con Milano da Poli, quale ci proporrà una serie di canti popolari, espressamente popolari, diciamo, quindi non proletari, perché anche questa è una distinzione che mi piace fare. Seguiranno poi, diciamo, compagni del vecchio nucleo storico, se così lo possiamo dire, di Nacchi Rossi, che poi ci presenteranno alcuni pezzi nuovi. Quindi noi pensiamo, sono uno spettacolo di Valetta, non è tendenza, ma è giusto di stare insieme per divertirci e per capire che la cultura pugliana, almeno a partire dalle cose popolari, è ancora possibile a fare e per esprimere un'esigenza che secondo noi è diventata non più dilazionabile, di avere un centro dove sia possibile, effettivamente insomma un punto di incontro e anche dello set, giusto per dire, non hanno un posto dove trovare. Grazie a te. Come sarà? No, ma io! No, ma no! Sono felicissimo, se non anche emozionato, essere qui con voi, fondamentalmente, perché con l'altro senso loro che si aprono e si rivalutano pure le radici della tradizione popolare, non si poteva cominciare meglio con questo gruppo che sono le Nacchi Rossi. Marcello Colasunto, la squadra di Cracciano, Giovanni Cammato, che sono stati un po', oddio, insieme al grande Salvatore Abuso, lo Sciasciato, propongo un applauso, ovunque si sta in questo momento, è vero, e grazie anche a questa persona che noi facciamo determinate cose, continuiamo quello che lui voleva che si facesse, noi facciamo questo, lo facciamo anche sua memoria. È in atto di Sesamo, giustamente come dicevo io, e come dice il contesto, Sesamo è apriti, portate, apriti, non ci devono essere barriere, non ci devono essere conflitti, solo amore, pace, cultura e alla pacciaccia di cuore la guerra. Noi siamo contro la guerra. Però io vado a mi devo scusare perché sono prendo solo di loro questa cosa qua, è stata cosa molto breve. E ringrazio tutti quanti che mi avete praticamente voluto. Però quello che sono andato con le Nacchi Rossi, con la Brandina, con la bandata Ciarmacone. Come saluto Gennaro, Felici, con questo bello studente della Tramonta. Un saluto un amore di pace a questa bellissima manifestazione e a tutta la cultura pomiglianese, senza nessuna che
delle cose che potevano essere un messaggio più di provocazione, perché allora, 7-8 anni fa, un messaggio più di provocazione. E dicendo le cose su Sciascià, io dissi proprio la verità di come era l'uomo Sciascià, l'uomo fortuna Sciascià, e più o meno la cosa diceva così: Sciascià era uno dei tanti operai di fabbrica che conoscevano Pomigliano in tutti i suoi aspetti, dai vicoli balsati alle piazze popolate da gente sempre incazzata. Salvatore non aveva avuto la fabbrica, e quando poteva scappava fuori tra la gente ad organizzare tornei di calcio e spettacolo di musica popolare. Dentro questa realtà si sentiva realizzato ed era convinto di vivere nel giusto. Tra l'uno e l'altro impegno trovava anche il tempo per sorridere, anzi l'allegria lo accompagnava sempre. Chi ha conosciuto Sciascià ricorda di aver incontrato un uomo pieno di vita, capace di trasformare con ironie e furbizie i tanti problemi di vita quotidiana. Le sue canzoni, nella loro fredda lucidità, sortivano un effetto immediato, riuscivano a dire cose che altrimenti andavano detti con lunghi comizi. La sua vita, accumulata per diversi anni, centinaia di giovani artisti, nati per caso, che ancora oggi continuano a lavorare nei suoi ricordi. Di Sciascià si potrebbero andare molto, ma noi serve ricordare solo che la sua scomparsa ha bruscamente fermato la pratica espressione di una certa cultura che ora, con la voglia di riscattare e risvegliare questo paese che sonneggia, è diventato un obiettivo, una casa della cultura. Ecco, e quando avrebbe voluto creare il compagno sociale, io personalmente, l'ho detto 7 anni fa, con i compagni qui presenti, faremo ripartire quest'idea, realizzarla soprattutto per lui, senza dimenticarci di accompagnarla come egli faceva con un sorriso. Grazie. Alberto, vai.
Oh, God.
capite? Lo spazio ce l'hanno dato tutti quanti. Tu facevo un primo avevo la c'è un altro po'. Ognuno è una scuola salute. Qui la cacciozza mi dà, non sono bravo a cantare perché non sono buono a cantare, sono bene. Però nelle storie di questi che ci sono tanti bambini, che storia il messaggio con l'altro. C'è stato qualcuno che ha chiesto un messaggio, e si è finito, si è fatto. Tanto non c'è lì, sono loro poveri e un ne ho fatto un pesce proprio a tutti quanti. C'è sempre una bicchierella, niente ci fa, che sia il vento con cortesia. Dice, chi può un mancato? Si mancate il vento, ha già il costo il fuoco. Si mancate il castagno, ha già il pesce corpus. Si mancate il luce, ha già il pesce corpus. Si mancate qua, non manca il luce, magari dei volumi. Ma manca, vogliamo io russo e non vedo il bacio. Si è accattato un cattivo russo, sono contento a bacio e sono contento a facciare la palestra. Passavo il giugno, dice, colpa si picchiarello come si bello stamattina. Che fai con la stamattina stella? Mi voglio male là. E tu mi stai a me. E fa bene con voce di fuori fuori che non vai a mangiare un paurano. Ma giù ci sono qui, che passano a caccia. Picchiarello come si bello stamattina. Che fai con la stamattina stella? Mi sto guardando con stella perché non voglio male là. E tu mi stai a me. E fa bene con voce di Dice, ah, però perché non si dice, no, tu non sai niente, non ti viene di suggerire,
come ha cominciato di comunicare, si picchiarebbe tutto in città, c'è che non si è spattugata, ma non si è la sua cosa con te, arrabbiata, non si è spattugata, non si è spattugata, e sono spattugata, non ha giunto di spattugata, e mi sono passato, voglio rompere la ragione, perché non è la ragione. Niente da dare, io ho chiesto che tu mangi, ma non è un padre, dice, si è un padre, come si può una figlia, voi non sapete dire che tutto il tempo è il suo cinese, come posso decidere di comunicare, si picchiarebbe tutto in città, Thank you.
anche forse i loro pezzi tra i denti e l'originale. Grazie. Fondamentale per questa manifestazione, siamo un po' tempo di sorpresa. Per questo motivo, perché ci è sembrato all'improvviso che abbiamo addosso questa cosa, e noi stavamo in preparazione di alcune cose musicali e stavamo decidendo dove andare a fare le robe. Proprio nel momento in cui stavamo chiedendoci come potevamo organizzarci a livello più stabile per continuare il nostro lavoro, Tonino ci ha invitato, ci vediamo nell'arco del rosso, o no? No, ha detto no, facciamo una cosa pazzesca, una cosa del bene. Allora, sono io che ho pensato alla celebrazione, poi io ho pensato, dopo la celebrazione ci sarà anche il prodotto, se poi le ragioni ci saranno insegnate da fuori, no? Paolo ha detto che io questo non ho andato, perché tutto finisce poi alla fine della serata. I musicisti non sono arrivati, quindi praticamente abbiamo il procedimento di fare delle belle cose. Vabbè, la fai bene. Quindi noi pensiamo che la nostra situazione, come quella che abbiamo visto a Pomigliano, nella Campania, nella provincia, è legata a un punto di riferimento, che sono le persone, i quartieri, la scuola, eccetera, ma è legata a una cosa molto importante, cioè al posto dove vedersi. E quindi pensiamo che sia importante usare il nostro gruppo come pretesto, tra virgolette, come pretesto, loro, per chiedere alle istituzioni, alla gente, a tutti quanti, fateci lavorare e darci la possibilità di continuare a fare quello che facevamo l'anno del fa. Quindi vogliamo ringraziare già da adesso le istituzioni comune, gli assessori che hanno permesso di fare tutto questo, che sicuramente permetteranno ancora di fare altro, e cioè di darci di contare quanti musicisti, eccetera, eccetera. Detto questo, vorrei solamente spendere qualche secondo riguardo alla questione del disagio. È stato detto in televisione da un certo signore Fattini, che si interessa di servizi segreti e cose del genere, che il disagio sociale è quella cosa che fa nascere poi la violenza e il terrorismo. Noi abbiamo paura che facendo aprire una situazione sociale come un centro dove vederci, suonare, fare teatro, cioè, ci possa far trovare in difficoltà. Noi non siamo di quella gente che apprezziamo la guerra, anzi, a maggior ragione noi ne siamo contrari, perché ci stiamo schierando contro la guerra, contro la polizia etica di Milosevic, ci stiamo schierando contro gli assassini d'arte che avvengono contro quello del giudice Massimo Martone. E naturalmente pensiamo di essere molto in difficoltà, chiamiamoci un attimo rosso, il brigato rosso ci fa pezzi, insomma, a fare così. Vorrei dire al signor Frattini che non deve andare a cercare il centro sociale, la violenza, ma deve andare a cercare invece un altro luogo, là dove si decide del disagio sociale di questa gente, perché i giovani e i musicisti che non trovano lavoro, i giovani che dicevano che non trovano lavoro, non è che poi vengono a fare la fare, ma perché è solo questo, perché noi siamo un gruppo che ci rifacciamo a delle lotte sociali del passato, del presente, ma che siamo contrari e saremo sempre contrari alla violenza fatta in questo mondo. Siamo anche violenti nel modo di parlare, nel modo di parlare, siamo violenti nel creare le nostre angosce, i nostri problemi, ma non arriviamo a tanto, sia il nostro Fattini e gli altri. Un'ultima cosa sulla guerra, naturalmente. Noi siamo certamente dispiaciuti per quello che sta accadendo e certamente dispiaciuti perché in Europa ci sono governi di sinistra e dobbiamo aspettarci governi di sinistra per la guerra. Questa è una cosa che ci fa proprio bene. È tutto che è accaduto. Purtroppo ci sono state dei decine, purtroppo bisogna che questi criminali vengano assegnati alla giustizia, vengano vadano davanti al tribunale dell'aria. Però lasciatemi anche che proprio quelle donne intelligenti hanno dei patroni che sono stati, che hanno avuto questa possibilità di dare la morte a quindi si muore da tutte e due le parti. Le morte sono brutte e noi non possiamo fare altro che schierarci contro la guerra, contro le violenze di ogni tipo, da qualsiasi parte che se vengano. E naturalmente l'ultimo pensiero va al signor Gurfato, non so se avete seguito in televisione questo signore, questo analista del Pentagono, che ha detto e ha fatto veramente una cosa proprio nel profondo dello storico, anche Michele Santoro, il giornalista che ha portato, sta dicendo una cosa molto importante,
niente di meno, la guerra mai contro i tossici, praticamente ha detto che non è un dittatore, che sta venendo dal popolo, la guerra si fa contro il popolo serbo. Io onestamente non capisco più niente, mi sto chiedendo, tutti questi soldi che si stanno spendendo, non era meglio andare prima alle 40.000 per sforzarsi un po' di più? Sento dire poi che in Albania i danni ci sono, degli imprenditori che stanno chiaramente, a noi ci sta bene, la guerra deve continuare, la tecnologia dell'Albania sta salendo. E questo è il prezzo che viene pagato la nazione del progredire, cioè la morte di tutti quanti, che posso fare che vengono le tutti gli oggi, dalle bombe della NATO e vengono colpite poi anche a questi imprenditori. Datemi un testo per accettare la guerra. Grazie per la guida, la prima volta che mi ha detto che ci lasciamo con le musiche del campo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
pazza, o governo ci fa scipazza, la Romagna la roba ne stai se ne palazza, noi che faticamme c'è la pimmo mazza, e i figli non sta a casa mangiano quelle cazze. Noi per fare una buona democrazia, avimmo a fare una buona polizia, cacciando a tutta sta potenzia. Leona voleva proprio grassa, invece fa l'erculazza, ha fatto l'uccessa. A questa povera nazione l'hanno ridotto un cambialona. E morisce di questa crisi, io vanno all'operaia. Ma invece di cima, quella che ha sempre rubata, ha da essere condannata.